controllavano il giro del racket dell'usura e esigevano il pizzo da tutti gli imprenditori di Qualiano, piccolo comune in provincia di Napoli. Erano diventati l'incubo di chiunque volesse aprire un'attività commerciale in zona. Questa mattina gli agenti della squadra mobile di Napoli, del commissariato di polizia di Giugliano e personale della compagnia dei carabinieri di Giugliano hanno eseguito 25 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di appartenenti al clan De Rosa. Gli investigatori hanno ricostruito le attività del sodalizio criminale dal 2006 ad oggi, da quando, cioè, dopo la morte del capo clan Nicola Pianese, si scatenò una faida interna al gruppo per il predominio sul territorio, una guerra combattuta a colpi di agguati con numerosi omicidi. Un ruolo strategico sarebbe stato ricoperto anche da alcune donne, come la moglie del capo, Paride De Rosa, arrestato nel 2008 per detenzione di armi e condannato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. L'uomo, tramite la moglie, Teresa Esposito, avrebbe mantenuto i reggenti del clan. Ma questa mattina sono scesi in campo anche gli uomini del nucleo investigativo dei Carabinieri di Napoli, che hanno dato esecuzione a un provvedimento emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale a carico di Francesco Favella, pregiudicato e ritenuto elemento di spicco del clan camorristico Moccia ed attualmente detenuto per associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione e altro. I militari hanno sequestrato un appartamento, un'impresa edile, una caffetteria, polizzavita e rapporti bancari, nonché oggetti preziosi e denaro contante, beni mobili e immobili a lui riconducibili per un valore di oltre 3 milioni di euro.